è costosa. Non è vero, è molto costosa. Dice, oh, ma popolare che è? Popolare al cazzo, dice, costi, prezzi. Certo. Cotto e crudo. Mamma, che diaframma. Ma c'hai fame? Con ma che? Ciao amici di Braciami Ancora, siamo a Milano, stiamo andando a trovare Giuseppe Zen. Voi direte, chi è Giuseppe Zen? È un macellaio e ha una macelleria popolare qui ai Navigli. Già vi vedo, stanno dicendo. Navigli e popolare sono due concetti che non possono andare insieme. Ci avete pure ragione, ma siamo a Milano e a Milano tutto può succedere, tutto può accadere. Ma sai che è il primo video che giro a Milano città? Ah sì? Felice di girarlo con te. Grazie, mica era sempre stato lecca. Bip! Ha imparato, si mette il bip da sola, brava. E non mi vorrei sbagliare, ragazzi, ma quel signore col tubo in mano è il nostro uomo. Dove va? Scappa. Buongiorno. Oh, ciao. Che stai a fare? L'orto? Ragazzi, stai a fare l'orto? Sto a fare il giardinaggio. Siamo arrivati. Ciao, ragazzi. Arrivare alle 11 di mattina in una macelleria come questa significa anche gustarsi la linea, ovvero la preparazione che stanno facendo questi ragazzi, questi giovani macellai, perché devono affrontare il pranzo. Ho visto che stavano iniziando ad armeggiare con un rognone che ha le sue rogne, tra virgolette. Bombette fatte con la picagna fra 30 giorni, ammetto che non l'ho mai viste. È una bella macelleria perché si può venire a pranzare qua, è un bellissimo concetto, moderno, a me piace da morire, io vorrei che tutte le macellerie d'Italia fossero come questa. Oddio, magari non con questi prezzi, però siamo a Milano, città più cara d'Italia, quindi lui li espone e quindi dal momento che li espone non si può di niente. Io ho due cose che già mi prendo, già le so. E quali sono? Una è la stigliola. Sì. E un altro è una preparazione tipica calabrese. No, è piccantissima. Bene, perfetta per te. Sono rapito dalla meticolosità con cui Joseph sta tagliando e sezionando il cuore e il polmone per farci questi spiedini. Perché già al taglio si nota una netta differenza tra quello che è il fegato e il cuore. Sembrerebbe una cosa, la cosa più facile del mondo, ma sì, mi sa che non è così. Lui sta facendo degli spiedini, sì, misti di cuore e fegato. Okay. Quindi tendenzialmente la grandezza deve essere più o meno uguale. La difficoltà nel taglio del fegato è perché il fegato ha una consistenza budinosa che è diversa da... Ridillo un po'. Budinosa, budino. Quindi, con il coltello è un po' più difficile da lavorare. Da 7 nodi ha fatto il pezzetto di fegato leggermente più grande di quello del cuore. Io so il perché. Perché? È perché in cottura così sono la cottura omogenea per entrambi, capito? Perché sennò uno si cuoce di più, uno si cuoce di meno. Scusate ragazzi, breve interruzione perché io e Paola abbiamo un messaggio di vitale importanza che potrebbe cambiare le vostre vite. Se siete maggiorenni e avete un diploma e vi piace il mondo della macelleria, ascoltateci, perché l'ITS Agroalimentare, che è una fondazione molto importante riconosciuta dalle regioni e dal ministero, ha organizzato un corso di alta formazione per creare la figura del macellaio moderno. È un corso super figo, super interessante. E sapete perché? L'intero corso, ragazzi, è completamente gratuito. Si ha una retribuzione dal primo mese di corso e per tutta la durata del corso. Fine corso si ottiene un diploma da specializzati nel settore. Non è finita qua, addirittura vi assumono con un contratto a tempo indeterminato. Il corso, ragazzi, dura 2 anni e quindi per 2 anni venite pagati ogni mese. È un po' in aula e un po' sul banco di lavoro. E voi direte, ma Michele, com'è possibile questo? Perché l'ITS Agroalimentare ha chiuso un accordo con Pewex. Pewex è un'azienda, cara Paola, che nel Lazio ha ben 29 supermercati con dei reparti di macelleria strafichi. Qualcuno potrebbe dire, ma io non so di Roma, come faccio? Per me è complicato. Invece no, perché l'ITS Agroalimentare vi trova anche l'alloggio, ragazzi. Allora, che volete di più, ragazzi? Sbrigatevi, perché ovviamente i posti sono limitati e mentre ascoltate Michele che parla, qualcuno potrebbe essersi iscritto al posto vostro. In descrizione vi lascio il link con tutte le informazioni. Così, ragazzi, imparate un mestiere e magari un domani vi aprite una macelleria strafica come questa alle nostre spalle. Ciao, noi torniamo da Giuseppe Zen a Milano. Ci sei? Al circo ci sto.
pronta. Benissimo. Mi metto la giacca d'ordinanza e sono pronta. C'è un che dello scienziato pazzo di Ritorno al Futuro. Grande ciò. Giuseppe, questo è il momento formale, no? Sì. Dove il proprietario dell'attività, della macelleria, mi racconta la sua storia, la sua filosofia. Sì. Macelleria popolare, non stiamo ai Navigli, ma precisamente al mercato. Al mercato comunale coperto sulla Darsena, sull'acqua. Quant'è che stai qua? 10 anni. Che tu che facevi nella vita prima? Facevo il cuoco, che è quello che faccio anche adesso. Infatti questa macella ha due peculiarità, sì. Due caratterizzazioni. Sì. La prima, che è una macella che ha scelto di avere esclusivamente carni di solo pascolo. La macella è un luogo dove si vendono esclusivamente carni che fanno pascolo libero, altro. E l'altra particolarità, che è più buffa, che credo sia l'unica macella al mondo che non ha il macellaio, siamo tutti cuochi. Andiamo, che si magna! Che ci fai mangiare? Un po' di questo mondo e tanto di quell'altro. Il XXI secolo sarà ricordato per due cose: i due papi, perché i due papi non ci sono mai stati, i due papi in contemporanea, e il nostro filetto. Ok. Umiltà proprio di quella. No, e aver svelato questa cosa del filetto. Nel filetto non è che cerchiamo il sapore, no? Cerchiamo la finezza e l'eleganza, la cremosità. Non può essere un filetto flaccido, deve essere un filetto un po' prosciuttifero, no? Guarda che filetto, è un prosciutto. E questo noi lo faremo veramente come la grandissima cucina internazionale ci insegna, per cui lo faremo senza cucinare. Bene. È cotto dal tempo in parte. Lo abbineremo a una demi-glace che è il sunto di 42 litri di brodo che diventano un litro di questa marmellata di carne. Ci piace! E mo vediamo se è tutto vero! Ecco il piatto, ragazzi, per il quale i due papi passeranno in secondo ordine: il filetto di Giuseppe Zen. Non ha sbagliato una virgola, però devo dire che è una bella esperienza, e se avete l'opportunità di venire qua, fatela. Allora, lui è così bravo a farti entrare in tutta questa misticità, ma ragazzi, sembra quasi affumicato sto filetto, c'ha un che di speciale. Ragazzi, questo banco dietro di me sarà lungo 1,5 metri, ma c'è la quintessenza della macelleria, è pazzesco, c'è. La parte dedicata al rognone, al cuore e al fegato. Ci stanno la parte dedicata allo street food siciliano. C'è la T-bone di pecora, che solo quella è divertentissima. Tutti bravi a portarti una polpettina su un tagliere di legno. La polpetta milanese, tutti la facciamo a Milano. E quindi è il mondeghili. Facciamo un brasatello apposta per avere il mondeghilo più fico che c'è qui al mercato. Lo facciamo solo noi. Ammetto che Zen c'ha una bella chiacchiera, nemmeno io, Paola, sarei stato in grado di fare un monologo dei 4 minuti su una polpetta. Bravo! Almeno parla lui oggi, noi si riposiamo. La polpetta più chiacchierata di Milano. Sali domenica. Giuseppe, perché il tuo è il vero kebab? Fammi capire. È un po' tiratella, eh. Che il kebab di fatto è uno spiedo attorno al quale c'è carne trita di montone con, nel nostro caso, mentuccia e mirto. Bello, al di là del sapore che è particolare e piacevole, mi piace questa battaglia nel voler far assaggiare alla gente quello che Giuseppe sostiene, a ben ragione, essere il vero kebab e non il doner, quello verticale, che è diventato molto molto commerciale. È arrivato un frettino, eh? Frettino. Allora io partirei dalle cervella, la parte un po' più morbida, più setosa, cotto da manuale. Questo è molto importante, a volte ho mangiato questo stesso fritto e l'hanno completamente disintegrato, perché è molto delicato da cucinare. Ma mo sono curiosa di assaggiare questo, Michele. Questa è la parte esterna, che sta fuori la testa del vitello. Ora l'apro. Ragazzi, safaissimo. Appello al sindaco Sala, sindaco di Milano. Ti do un consiglio: fai venire le scolaresche qui, fagli capire che l'animale non è solo la bistecca, ma c'è pure tutto il contorno. Oh, è passata una scolaresca, e chi là? Oh, guarda, la scolaresca, Sala mi ha sentito, ammazza. Sì. Thank you.
Era una scolaresca, confermo. Ha detto che mo rivengono. La chiama di sala subito. Che ci abbiamo? Il diaframma. Ti fai complimenti da solo, t'ho visto. Sì, sì, ma perché è una figata. È cotto al sangue perfettamente e non fa una goccia di sangue. Prima prova, cottura perfetta, si sente il calore che arriva dal cuore. Per essere il diaframma è molto delicato. Più diaframma per tutti, ragazzi. Chiedete il diaframma al vostro macellaio. Quel buono sanguinolento dal sapore deciso. C'ha personalità il diaframma. E questo piatto, questa portata, a livello di ermocromia, non è il top. Che se stiamo a mangiare, va? Questa è lingua, Michele. Lingua? Fatta come? Avranno fatto una cottura a bassa temperatura a priori. Ah, grazie. Guarda che morbidezza. Grazie che non te la mangi tutta e la tagli a metà. Ah, quindi all'interno c'è la salsa tonnata. C'è la salsa tonnata, una mille foglie di lingua e salsa tonnella. Si sente più la lingua. Poi sotto questo pane tostato che gli dà quel senso di sbruciacchiato, però. 11 euro ben spesi. Se volete la stigliola, la ordinate, aspettate mezz'ora che Paola là dietro la prepara e dopo mezz'ora vi arriva questo. Fatto con budella che possono essere di capretto, agnello o vitello, cotto e crudo. Se non erro, Paola, la chef, è di Palermo, quindi non ha sbagliato un colpo. Costo di questa stigliola 8 euro, il prezzo è esposto, quindi ragazzi, se la volete aprite il portafoglio e vi mangiate questa meraviglia. Ragù catanzarese di frattaglie, quindi fegato, cuore, trippa, tutto quello che abbiamo a disposizione in quel momento. Milza, polmone, sugo di pomodoro bruciato, passata di peperoni fresca, origano a profusione e piccantezza come tradizione calabra vuole. Bello! E per la rubrica Galateo a tavola, adesso Paola ci fa vedere come si mangia il paninozzo della macelleria popolare. Ovviamente con raffinatezza e classe, no? Sì, però prima mi fai una foto, prima che mi sbrodolo. Faccio il sorriso. Grazie Paola. Sì, in teoria dovrebbe far passare la fame, quindi... E ancora, insiste, insiste. Oh no. Morti, feriti su questo piatto. Ma Paola insiste. Stanca, eh? No, vabbè, dai. È un duro lavoro, Paola, ma qualcuno dovrà pur farlo. Ho ripreso un'altra. Stanca. Allora, la prossima portata ce la mangiamo sui navigli, ok? Ok. Vai. E Paola si è messa di fronte all'insalatina. A me di questo posto, mi piace questo, Michele. Che poi sì, ok, bellissimo lo show, tutto quanto. Però guarda qua, tavoli sociali. Vieni e ti mangi... Beh, non male, non male. Mentre guardavamo le paperelle sui navigli è arrivato un brasato di tutto rispetto. Che gli vuoi di? Un tuffo nel naviglio. È safaissimo, ragazzi, è stupendo. Animella. Oh, ragazzi, mamma. Guardate Paola come guarda l'animella. Mamma mia, beato l'uomo, Paola, che tu guardi con la stessa intensità, guarda. Questa animella è buona, rispecchia perfettamente la filosofia di Giuseppe Zen, ragazzi, e ben si incornicia all'interno di questo percorso gastrocarnivoro che Giuseppe ha pensato per noi, ma che è assolutamente replicabile, ragazzi, se venite qua. Bravo Giuseppe, mille punti. Paola, ha detto Giuseppe che non ci manda via se non assaggiamo i suoi dolci, c'è spazio? L'ho ascoltato. Ah, l'hai ascoltato, stavi dietro la colonna, stavi. Sì, ma tu lo sai, io sono pro assalato, è un pochetto l'assaggio, lo sai, però, cioè, io mi sono mangiata pure il brasato di coda tuo. Vabbè, devi dire tutto, proprio tutto, tutto, confesso, tutto. Confesso, confesso. Tu ti sei mangiato il brasato con la coda mio, io mi te mangio il dolce tuo. Michele, questo è il latte in piedi, il dolce che spetterebbe a te, ma non lo saprai mai perché me lo prendo io e me lo frego. Ciao! Dove vai? È andata via. Oh, il cucchiaino, il cucchiaino. Ma ha lasciato il cucchiaino, ma ha lasciato. È scappata davvero. Gesù. Bene ragazzi, l'esperienza qui alla macelleria popolare di Giuseppe Zen termina qui. Io vi dico una cosa, per capirlo bene questo posto ci dovete venire.
perché per quanto io possa farvi vedere e chiacchierare dovete assaggiare. Comunque io ragazzi, Paola me la so persa, non so dov'è, è scappata con il mio dolce. Mi ha fregato il dolce e c'è pure, e c'è pure il cuore. Così impari. Mi ha fregato il dolce e c'ha pure il coraggio di farsi rivedere. Paola, tornerai a fare video con me? Vediamo. No, ma so io che non ti richiamo a sto giro. Ciao e che l'abbraccio sia con voi. Scusate, per questo argomento devo venire qua. A Giuseppe, bracciami ancora, ringraziato del cielo, lo vedono un po' da tutto il mondo, no? Sì. Australia, Norvegia, isole comprese. A Rozzano? Pure, ma sul Naviglio. Qualcuno potrebbe dire, oh, ma popolare che è? Popolare al cazzo, dice, costi, prezzi, certo. Cari. Però io ho detto una cosa, li espone. Quindi, quando venite qua, i prezzi si vedono. Ma se uno ti dice, oh, costi troppo, che gli rispondiamo? Allora, intanto popolare uno deve aprirsi da tre cani, perché sennò le parole, diceva il vostro amico Moretti, le parole sono importanti, e altrimenti le parole volano, ognuno se le arrangia a modo suo. Popolare è recente, è un fatto moderno che viene interpretato come un fatto cheap, che sia... Ma chi l'ha detto che il popolo sia cheap? Popolare, guardando la Treccani, ed è il motivo per cui noi l'abbiamo chiamata popolare, è che è a disposizione di tutti. A disposizione di tutti quelli che possono e vogliono scegliere. Perché non te l'ha ordinato il dottore di mangiare carne tutte le settimane. No. E neanche tutti i giorni. No. Però se tu potessi scegliere scientemente, quindi consapevolmente, dopo che hai deciso, per dirla col buon Petrini, noi per comprare... Questa camicia, sì. Abbiamo girato, abbiamo scelto, abbiamo valutato i prezzi, ci abbiamo messo del tempo e invece passiamo in altri luoghi dove compriamo qualcosa senza sapere esattamente cosa, senza esserci informati prima di quello che ci mettiamo dentro. Allora io, quel popolare, è a disposizione di tutti quelli che vogliono informarsi prima. È costosa, non è vero, è molto costosa, ma quando io vado e passo davanti, non sono molto interessato, ma la bellezza non c'è dubbio, alla borsa di Hermès, a una Ferrari, non è che mi incazzo con quelli della Ferrari che gli dico, mamma mia, ma è cara, è costosa, non è cara, e la mia carne è costosa, non è cara. Costosa e popolare. Costosa e molto popolare per tutti quelli che la scelgono. Vabbè, quindi il io popolo che la sceglie. Ho deciso che non taglierò nulla di questo tuo editoriale. Ok, grazie. Grazie mille a tutti voi. Ciao. Grazie. E viva.